Ciao, buongiorno. Oggi mi sono arrivate dalla Cina con furore e con un largo anticipo perché l'ho ordinato su AliExpress il 9 marzo e oggi è soltanto il 24 e dunque sono state velocissime. 72 matite acquarellabili. Ecco, ho aperto adesso il pacchetto e voglio provarle sia su la carta acquarellabile di buona qualità, non eccelsa, e sia su un carta normale. Questi sono gli album che compro io da Lidl, che hanno un costo proprio irrisorio, e dunque le mettiamo a confronto su due tipi di carta, vediamo un po' come vanno. Spero che siano ottime, buone. Mi sembra di, poi vi metterò il link, c'è anche il pennello, mi sembra di aver pagato 11 euro, non sono sicura, ma dovrebbe essere una cifra di quel tipo. Allora, iniziamo dalla prima fila, poi ecco, li metterò in contenitori diversi perché così un pochino scomodi. Allora, iniziamo questa parte togliendo il bianco e iniziamo con i gialli. Spero che la ripresa, ecco, sia abbastanza buona. Poi avvicinerò il foglio. Iniziamo con questo giallo, poi con questo un po' più scuro. Poi ho dei barattoli di latta, penso decorati, e penso che metterò le matite lì per averle un po' portate in mano, divise per toni e colori, insieme alle altre. Le altre sono Corinor, che io uso per i timbri normalmente. Come punta mi sembra buona, diciamo che si passa bene il colore. Allora, iniziamo prima la prima fila e poi vediamo come vanno. Questa è la carta buona, quella acquarellabile. Vediamo, speriamo bene. Allora, proviamo intanto ad acquarellare questi colori, partendo dal basso, vabbè, tanto uguale. Sì. Ah, bellissime, sì. Tanto sono tutti colori col rosso, poi laverò l'acqua brush. Vediamo questa. Sì. Si sciolgono bene, dai. Questi sono bei colori. Ok, ora proviamo un attimo, c'è un attimo di pausa con questi altri colori, proviamo sulla carta normale, vediamo se i risultati, li mettiamo proprio così uno accanto all'altro con gli stessi colori, vediamo se sulla carta normale, normalissima, succede la stessa cosa. Allora, riprendiamo il giallo, di 1, e 2, stiamo meglio di prendere. Tre, proprio stessa posizione, stessi colori. 4, sulla carta acquarellabile l'effetto è incredibile, sì. Che bello anche questo colore.
E ora proviamo con l'acqua brush. Sì, l'effetto è buono anche qui, anche se c'è più trasparenza perché è una carta più sottile. Anche questo acqua brush è buonissimo. Ne ho ordinati altri due su AliExpress con una punta fine. Questo è quello, la misura intermedia. Però è molto comodo. E qua si vede l'effetto dell'umido sulla carta normale, ma questo poi asciugando va via. Proviamo ora, sono tanti i colori, non penso che potrei provarli tutti e 72. Proviamo un viola e un blu, però insomma gli effetti già. Ecco, proviamo qua il viola e insomma un blu, un verde, ecco, un verde e un blu, ma penso che ormai un'idea ce l'abbiamo, che sono veramente buone. Poi ecco, ripeto, poi vi metterò bene il link, ma mi sembra averle pagate sugli 11 euro, cioè una sciocchezza. Ora le sistemiamo in alcuni raccoglitori più adeguati in modo tale da renderle più facilmente reperibili, raggiungibili, cioè qua, ecco, l'acqua un po' sta facendo ecco. No, no, scendeva abbastanza acqua, adesso va meglio. Certo, la differenza tra una carta normale economica e la carta acquarellabile, una carta, questi ho visto sono ottimi sul Bristol, cioè per chi lavora poi anche con le cartoncine, le carte normali, le card normali sul Bristol è veramente, guardate che differenza, sulla carta acquarellabile è proprio tutta un'altra cosa. Si spande meglio e c'ha anche più trasparenza. Puliamo il pennello, così non dà il viola, anche se è ancora un po' sporco, bisognerebbe lavarlo tra un colore e l'altro. Facciamo così e poi il blu. Ecco, vabbè, finora non abbiamo problemi. Differenza di carta è naturale che ci sia, però vi posso assicurare che sul Bristol, anzi lo prendo subito, queste matite vanno benissimo. Allora, questo è il Bristol su cui ho provato diciamo i pennarelli acquarellabili della Lidl, e proviamo anche queste. Questo è Bristol normale, quello che si compra a 50 centesimi in copisteria o in tabaccaio, insomma. Ecco, proviamo dei colori principali. A parte che c'era il blu, però ecco, sul Bristol anche vanno benissimo, veramente si stendono benissimo, danno delle belle, guardate, delle belle trasparenze. Questo è il Bristol normale, carta acquarellabile, carta economica, e si vede un po' che ci mette un po' di tempo per asciugarsi, però ecco, l'effetto è buono anche lì. Bellini. Allora, queste sono le matite, sono marca Corot, famosissima marca Corot, sono 72, vi metto il link nell'info box, ed è completo di temperino e di pennellino, eccolo qua. E niente, per oggi questa rapidissima recensione su prodotti di AliExpress, e niente, spero di avervi aiutato e consigliato nei vostri acquisti. Ciao!